Non so se avete visto, ma ci sono state tante attività. Il K2 brillava. Mi sentivo diversa dal solito. Bene, nello stesso punto male, perché ovviamente qua le suore morivano anche di malattie. Ovviamente, essendo empatica, sento i dolori di altre persone. Adesso sta arrivando gente e faremo un'altra ripresa più tardi, se tempo permettendo, e ci vediamo dopo, perché io adesso mi vado a bere una birra. Faccio qua una ripresa così. Ci vediamo dopo, ragazzi. C'è gente. Ciao ragazzi, ci troviamo adesso in un bar a berci una birra. Stavo spiegando prima che ovviamente c'erano tante persone e non potevamo fare più di tanto, perché queste cose qua si fanno quando si è più tranquilli, meno gente possibile, perché magari le entità non possono essere partecipi. Niente, dopo, come promesso, faremo un'altra sessione. Lo spirit box non lo usiamo, perché già è evidente così che già ci sono, e per me è stato un riscontro molto, molto positivo. E quindi dopo andremo in un bosco e possiamo fare lì la sessione. Ciao ragazzi, siamo qua. Adesso proviamo a entrare dentro a questo bosco bellissimo, perché è meraviglioso questo bosco. Si sta riprendendo anche. Riprendi. E così vediamo un po' se anche qua ci sono entità, ok? Adesso proviamo a entrare dentro. Questo è Santa Eurosia. E boh, entriamo. Piano dove mettiamo i piedi, ecco qua, fatto così. Che vado io davanti. Ok, ovviamente bisogna stare attenti. Attenzione amore, che qua si scivola, qua c'è un piccolo precipizio molto pericoloso, guardate, ecco, e quindi stiamo attenti dove mettere i piedi. Qua stiamo entrando in questo meraviglia, il bosco, io la chiamo il bosco delle fate. Prendiamo il K2, accendiamo, eccolo qua. Ecco, c'è qualcuno? C'è qualcuno, amore? C'è qualcuno? Tienilo un attimo. Ok. Ci vediamo dopo.